20 giugno 1979, Nilde Iotti viene nominata presidente della Camera dei Deputati, una carica che le verrà rinnovata per 3 volte consecutive, tanto da permetterle di dirigere l'aula di Montecitorio per 13 anni fino al 1992. Nessuno nella storia d'Italia ha ancora raggiunto il suo primato. Iscritta al Partito Comunista dal 1943, Nilde Iotti ha dedicato la sua vita alla politica, ricoprendo sempre ruoli di primo piano. Ha una lunga relazione con Palmiro Togliatti, durata fino alla morte del leader comunista. Lavorerà ininterrottamente fino al 18 novembre 1999, quando per motivi di salute è costretta a lasciare tutti gli incarichi. La Camera dei Deputati accoglie le sue dimissioni con un lunghissimo applauso. Nilde Iotti muore pochi giorni dopo le sue dimissioni. Io credo che sarebbe